Guardi, noi i due, come dire, cardini della politica economica del governo di Matteo Renzi sono, da un lato, una manovra molto ambiziosa, la legge di stabilità di cui pure si sta parlando, che prevede un risparmio, una eliminazione di tassazione pari a 18 miliardi, lo voglio dire subito, perché è evidente che qui per creare lavoro noi dobbiamo puntare sull'occupazione e sulla crescita, tagliando le tasse ovviamente, quindi una manovra impegnativa, una manovra ambiziosa, che taglia la tassa in maniera radicale e che va a intervenire attraverso misure importanti sul lavoro, tagliando, riducendo a zero la componente lavoro sull'IRAP, che è una tassa particolarmente odiosa, ne abbiamo parlato tante volte, gli imprenditori se ne sono lamentati moltissime volte. Quindi prima abbassare le tasse. E defiscalizzando, è molto importante, Floris, i contributi per chi assume a tempo indeterminato per i primi 3 anni. Questo da un lato, accanto appunto al Jobs Act di cui si discute tanto. Che cos'è? È l'idea di una riforma strutturale del mercato del lavoro che questo paese attendeva da anni. Un contratto unico a tutele crescenti, quindi finalmente stop a tutte quelle varissime tipologie di lavoro precario che hanno massacrato la mia generazione, i CocoPro, il lavoro a chiamata, eccetera, eccetera. Finalmente un lavoro unico che prevede finalmente tutele, ma soprattutto mi interessa sottolineare anche la seconda parte, un assegno universale di disoccupazione con l'idea che quando si viene licenziati lo Stato non lascia indietro nessuno. Cioè per la prima volta sono previsti dei percorsi di formazione e di reinserimento di questi ragazzi, di queste persone nel mercato del lavoro. È una vera e propria rivoluzione, è un'idea completamente diversa. Luisella Costamagna, i nuovi arrivati. Ma io, e poi tutti gli altri. Diciamo che insieme a Renzi si sono prodotti un sacco di cloni, una moltitudine di cloni che dice... insomma, frasi un po' aria fritta, un po' vuote, perché io rispetto a quello che dice la Picerno, diciamo che nel merito dei provvedimenti del governo Renzi non ci ritrovo praticamente nulla. Io userei 2 titoli per il Jobs Act, che è grave e inutile, cioè non rilancia in nessun modo l'economia e non rilancia l'occupazione. Per la legge di stabilità la titolerei improvvisazione e malafede, finge di dare invece toglie. Questo perché per andare è la risposta alla ai titoli. Perché nel merito, diciamo, le premesse sono chiare. Diciamo. Per me io sono sempre molto chiara. Il problema di percezione della realtà. No, insomma, mi sa che ce l'ha lei, però bene così, ma l'ho ascoltato, ho sentito il comizio con cose che non sono vere. E mi spieghi che cosa non è vero di quello che ha detto Costamagna? Andiamo un po', facciamo capire a chi ci ascolta. Sì, certo. Allora, sul Jobs Act, al di là di questa insomma polemica che poi di oggi anche il nuovo emendamento del governo, in realtà non cambia assolutamente nulla. Resterà esattamente come per la direzione del PD di Renzi, cioè non ci sarà più reintegro per i licenziamenti economici, ma solo l'indennizzo, per i licenziamenti discriminatori sì, per i licenziamenti disciplinari ci sarà reintegro, forse fattispecie specifiche. In sostanza si vuole far cassa anche alla Camera dell'ok, dopodiché il governo deciderà nei decreti attuativi quali saranno le fattispecie specifiche, con questo italiano zoppicante usato dal governo, insomma, come cambierà davvero. Nel merito, perché è grave e inutile? Perché toglie tutele, diritti a lavoratori, a neoassunti che in questo modo resteranno sostanzialmente dei precari, potranno essere licenziati a piacimento dell'imprenditore. Beh, quello che dice Picerno, la replica, prego, concluda Picerno e poi professor Seminelli. Solo su questo, perché la prima falsità che è stata detta è stato che nella legge di stabilità effettivamente si prevede, no, una decontribuzione, un aiuto agli imprenditori, assumete, ma noi vi togliamo, diamo degli incentivi, decontribuiamo per 3 anni. Peccato che non ci sia nessun vincolo agli imprenditori a non licenziare nel momento in cui le agevolazioni saranno finite. Questo vuol dire che dopo i 3 anni restano precari e verranno mandati allora, a casa. La replica la della Picerno. Allora, ripeto, insomma, io certe volte ho veramente la, come dire, certezza che
Mi dispiace, io veramente non voglio polemizzare con questa magna, ma la distanza tra le sue parole e la verità, ma vorrei dire con la vita concreta di tante ragazze e ragazzi che sanno bene, che hanno vissuto sulla loro pelle che cosa significa essere precari oggi. Perché lei parla, insomma, senza conoscere evidentemente la vita di quei ragazzi che non sanno che cos'è la maternità, che non sanno che cos'è aver diritto ad una malattia, che non sanno e che non conoscono minimamente un minimo di tutele di base. Lo so, e questo e non riconoscere questa magna, anche lei ha anticipato con degli attacchi, quindi ora questa è la prelusione, ora andiamo. Però a proposito dei precari e le donne.